esempio è il primo incontro di avvicinamento alla Maratona Sant'Antonio. Sappiamo tutti che appunto ogni edizione si prepara dal termine dell'edizione precedente, ma è chiaro che avvicinandosi ormai a poco più di un mese si entra nel periodo più intenso per quanto riguarda la preparazione. Maratona, sappiamo tutti, è un grande evento internazionale, probabilmente il più partecipato del Veneto dal punto di vista appunto della diretta presenza degli atleti, dei podisti, tra gare agonistiche e tra cittadine, ma Maratona non è solo questo, è anche un evento sportivo che ha molteplici sfaccettature. E quello che possiamo definire uno dei fiori all'occhiello, per usare una frase fatta, ma che si può registrare, è appunto la gara paralimpica che presentiamo appunto oggi. Gara paralimpica che annunciamo, è stata inserita nel calendario dell'IPC. L'IPC è la federazione internazionale, è l'organismo più importante, ed è uno dei soli due appuntamenti in Italia che precedono i mondiali di Lione, che saranno a luglio 2013, e l'altro alla Maratona di Roma, validi per realizzare i minimi omologati, quindi per partecipare poi ai mondiali. E tutto questo è possibile grazie sia ad Assindustria, ma grazie a un sacco di grazie a numerosi partner, e un ruolo di primo piano l'hanno ovviamente le istituzioni in prima fila, le istituzioni ovviamente il Comune di Padova, da sempre vicino, da sempre amico della Maratona, per cui chiederei al padrone di casa, Marco Zampieri, assessore allo sport del Comune, di introdurci. Vuoi introdurre? Io introdotto. Un breve saluto. No, io ringrazio Assindustria, insomma il CIP, la FISPES, perché penso che sia, non so gli altri anni, non ho memoria, Diego, magari poi ce lo direi tu, però quest'anno mi sembra si voglia puntare tantissimo, e credo sia corretto dopo quello che abbiamo visto anche a Londra l'estate scorsa, si voglia puntare tantissimo su uno degli aspetti che distinguono la nostra maratona a livello mondiale, che è appunto il grande livello sul piano paralimpico e l'apertura, diciamo così, la possibilità di fare tempi interessanti anche per tutti gli atleti disabili. A Padova su questo abbiamo una tradizione interessante che non solo nella maratona ma anche nel movimento sportivo di base paralimpico, che ci ha sempre dato belle soddisfazioni. Penso sia stata opportuna la scelta di chiedere ad Alvise Di Vidi, se non ho capito male, di essere testimonial di questo aspetto, e penso che in un momento nel quale le maratone si fanno una concorrenza abbastanza impegnativa tra di loro, la nostra, anche attraverso questa parte rivolta al mondo della disabilità, segni una sua originalità, una sua particolarità, una sua qualità maggiore che la distingue dalle altre, credo solo dopo New York e Berlino. Sì, come numero di atleti, è un aspetto quindi che la rende diversa da altre, più interessante, più affascinante, e mi pare che questo sia un aspetto che ben si sposa anche con appunto la cultura sportiva del nostro, e non solo sportiva, del nostro territorio, che è da sempre molto attenta al mondo della disabilità. Ecco, quindi penso sia opportuno che anche il percorso comunicativo con il quale gli organizzatori e Assindustria si stanno avvicinando all'edizione di quest'anno, che sarà il 21 aprile, sia molto opportuno e interessante, perché mette in risalto un aspetto tutto padovano, diciamo, che dobbiamo tenerci stretto, valorizzare, comunicare e raccontare all'esterno. Grazie Alberto. Chiederei un intervento a Luca Passadore, dal duplice veste, quindi amministratore delegato di Assindustria Sport, ma anche di vice direttore di Padova. Sì, grazie. Io mi porto intanto i saluti del presidente De Stefani, che è all'estero per lavoro e non ha potuto essere presente oggi a questo avvenimento. Io vorrei solo sottolineare tre aspetti, non entro in aspetti tecnici che non mi competono, ho già parlato l'assessore, ne parlerà sicuramente, che ci sono dei testimonial che sanno molto più di me rappresentare i contenuti di una manifestazione di questo genere. Io tengo a ribadire l'importanza che ha Assindustria Sport all'interno del mondo di Confindustria Padova, perché Confindustria Padova crede fermamente nei valori sociali, formativi e culturali dello sport, e attraverso Assindustria ritiene di poter dare, insomma, testimonianza di questo aspetto. Nel caso specifico della maratona, poi questi valori si collegano con la presenza sul territorio, che per noi è un fatto altrettanto importante. Il territorio padovano è importante per i valori che porta, che sono valori non solo culturali ma anche economici, sociali,
e quindi ci teniamo che ci sia una manifestazione di questo genere che ha questo rilievo, l'avete appena sentito, anche a livello non solo regionale, nazionale, ma per alcuni aspetti anche internazionale, con atleti importanti e che danno sempre il meglio di loro in queste manifestazioni. Quindi testimoniare l'interesse della nostra associazione per queste cose. Ultimo aspetto, io ritengo doveroso ringraziare da un lato chi partecipa, perché sono i partecipanti che fanno grandi le manifestazioni, dall'altro tutti gli enti che ci stanno aiutando, perché con che gusti ha anche bisogno di un aiuto da parte degli enti, e quindi il Comune, la Camera di Commercio e gli altri enti locali, che come sempre, come in ogni occasione, si dimostrano molto disponibili con i mezzi, con le persone anche a sostenerci in queste azioni. Grazie. Sono già arrivate, per quanto riguarda la gara paralimpica, adesioni dall'estero numerose, dalla Norvegia, dal Portogallo, dalla Danimarca, dalla Gran Bretagna. Alcune storie poi dei presenti le abbiamo inserite in cartellina. C'è Bianco Bressanelli, ad esempio, che ha ideato il giro antimafia l'anno scorso per ricordare i 20 anni della strage di Capaci e Via D'Amelio. C'è Alessio Sala, che è un cancer survivor, una persona che ha vinto il tumore, ne ha fatto parlare nei giornali e ha deciso di correre in bike. C'è ad esempio Oivind Sletten, che arriva dalla Norvegia e che è un nome piuttosto noto nell'ambiente perché ha gareggiato già paralimpiadi, mondiali e non come di vichingo, forse con poca originalità quello che viene dalla Norvegia, ma è simpatico menzionarlo. C'è però soprattutto, e ne accennavano meglio appunto l'assessore Mamparo Giampieri e il dottor Passadore, la voglia di rafforzare il rapporto che già ovviamente era buono con CIP, Comitato Italiano Paralimpico, e FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali. E per questo vi darei un intervento intanto a Giro Binnai, neo presidente del CIP, che appunto credo possa concordare sul fatto che c'è questa voglia di rendere più vivo comunque il legame esistente. Sì, certamente, buongiorno a tutti. La maratona di Sant'Antonio è sempre stata, e non avevo motivo di pensare che anche quest'anno sarà così, è sempre stata una maratona molto partecipata, come è già stato detto, da atleti paralimpici. Questo ovviamente ci sarà ovviamente un motivo è che c'è stata sempre da parte degli organizzatori molta attenzione per gli atleti paralimpici, sia con le carrozzine olimpiche sia con l'handy bike, e quindi questo credo sia il motivo principale, oltre che il percorso che si presta molto bene a una gara con l'handy bike piuttosto che con le carrozzine paralimpiche. Sì, io sono nuovo, quindi è mia intenzione, ma di tutto quanto il comitato, di proseguire questa collaborazione, questo contatto, perché per ovvi motivi, ecco, per i valori che ha lo sport, la maratona, l'atletica, e quindi vorremmo anzi rafforzare ancora di più di quanto non si sia fatto fino ad ora. Ecco, come Comitato Paralimpico diamo il supporto agli organizzatori di questa maratona, ecco, per quanto riguarda il trasporto, e seguire appunto gli atleti in maniera che siano bene accolti e che abbiano una buona impressione, che siano bene ospitati insomma nel nostro paese. Quindi ho sentito che c'è un buon numero anche quest'anno di iscritti, quindi noi lavoriamo ovviamente perché questo numero venga ancora aumentato, questa la nostra maratona padovana, la maratona di Sant'Antonio, possa avere sempre di più immagine, credibilità e partecipazione, perché ovviamente una manifestazione direi di livello internazionale come quella padovana abbia dei riscontri positivi non solo nello sport ma anche nel sociale e nelle attività turistiche e anche turistiche. Grazie Ruggero. Maratona di Padova come punto di riferimento per le gare per il mondo paralimpico, per le caratteristiche del percorso indubbiamente veloce, e ci sono stati 5 record del mondo battuti negli scorsi anni appunto lungo queste strade, e per l'accoglienza che
si trova lungo queste strade, credo sia abbastanza un unicum nel panorama comunque delle autostrade italiane, il calore e la partecipazione che c'è lungo appunto il percorso. Credo che Antonella Munaro, atleta e consigliere appunto federale FISPES, possa testimoniare in prima persona, avendo la corsa in tutte le spedizioni. Sì. A parte quest'anno, intanto vi ringrazio come FISPES della collaborazione che abbiamo in questi anni con la Sindustria. Stanno messi in calendario PC, fatalità in concomitanza ogni anno con la Maratona di Londra. Però quest'anno avremo comunque lo stesso parecchi atleti in carrozzina che vengono a Padova per il percorso, ma poi come diceva anche prima Ruggero, per l'accoglienza. Poi la Maratona di Padova ha il tifo di tutti, dal primo chilometro fino al 42esimo, fino qua all'arrivo in Prato della Valle, di tutta la gente, che specialmente facendo una maratona, se non hai il supporto del pubblico che ti fa il tifo, è dura fare 42 chilometri. Ecco, ti dico, sono felice che ci siano parecchie carrozzine anche quest'anno iscritte, perché il mio obiettivo, perché l'Italia Land Bike voglio bene, lo apprezzo, però io sto appoggiando il movimento delle carrozzine, cioè appoggio le carrozzine perché facendo parte della FISPES, e sperando che questa maratona le porti a livello anche del nostro territorio altri ragazzi a partecipare a fare atletica leggera. Ecco, ti dico, sono veramente contenta che ci siano parecchi atleti in carrozzina iscritti, almeno finora. Speravo il 21 aprile che ci siano ancora di più. Grazie Antonella. Parlavamo del rafforzamento del rapporto con FISPES e CIP, e questo passa anche attraverso la voglia di dare visibilità ad altre specialità che non sono solo la maratona. Abbiamo negli occhi le immagini di Londra, dei Giochi Paralimpici, che finalmente possiamo dire hanno avuto la visibilità che meritavano, un'attenzione insomma, sicuramente maggiore rispetto agli anni scorsi. E in quest'ottica nasce il coinvolgimento con Dianese De Bidi, il più grande atleta, il para-atleta italiano, insomma le 14 medaglie parlano, l'ultima tra l'altro appunto a Londra, al Bide, che ha partecipato ininterrottamente dal 2000 al 2007 alla Maratona Sant'Antonio, poi si è dedicato a specialità più veloci e come i 100 metri che l'hanno visto salire sul secondo gradino del podio a Londra. E ringraziamo appunto al Bide di essere qui e intanto se può confermare le parole di Antonella e poi parlarci anche dei suoi prossimi impegni agonistici. Bene. Buongiorno a tutti e vi ringrazio per avermi scelto come testimone di una maratona che sento molto mia, perché fin dalla prima edizione la Maratona di Sant'Antonio ha aperto le porte con dignità e onore all'attività paralimpica. Perciò sono stato felice di aver fatto queste 7 edizioni con l'unico rammarico di non essere tra i 5 che hanno fatto il record del mondo. Veramente sono andato vicino un po' di volte, ma per varie situazioni o perché Antonella non tirava abbastanza. Colpa di Antonella. Non sono mai riuscito ad avvicinarmi veramente a quel tempo, che era tempo stratosferico, però era fattibile poterlo fare a Padova, un rammarico che ho. Niente, condivido ovviamente in pieno le parole di Ruggero e di Antonella, che è stata una persona sempre molto partecipata, lo sarà anche quest'anno, con grandi personaggi. Come dice Antonella, la FISPES sta lavorando nel cercare di incrementare il numero degli atleti che usano la carrozzina olimpica, che è poi quella che durante le Paralimpiadi ha l'onore di gareggiare nello stadio olimpico, come l'anno scorso ho avuto io a Londra, con questa medaglia d'argento che arriva dopo un po' di anni, dopo l'ultima che avevo ottenuto ad Atene. Il più grande atleta paralimpico veramente forse non lo so, insomma siamo tanti atleti importanti, dal presidente Pancalli, Paolo Fantato, altri personaggi, Oscar del Pellegrini, che è più dove ricordiamo la premiazione del CONI, sì, uno credo fosse come uno dei migliori 12 atleti italiani di sempre, e da condividere con tutto il movimento ovviamente che è cresciuto molto. Londra è stato l'esempio finalmente di cosa sono gli atleti paralimpici, con una grande diffusione mediatica, grazie anche alle televisioni nazionali, Rai, Sky su tutte, ma anche i giornali locali ovviamente ne hanno parlato moltissimo, grazie ai personaggi del nostro territorio, soprattutto Veneto, che è molto ricco di atleti importanti che anche avevano dimostrato il loro valore. Io ho cambiato ovviamente i miei obiettivi, perché le Paralimpiadi, l'IPC ha cambiato diciamo i regolamenti, non ho più la possibilità di fare le Paralimpiadi, le maratone, perciò ho dovuto un po' cambiare appunto l'obiettivo e il target della mia carriera, della mia attività sportiva.
Spero che veramente sia una gara molto bella, molto veloce, so che punteranno a fare altri record del mondo, altre prestazioni molto importanti, vedo nomi, il Vichingo ci ha corso tanti anni insieme, io non li conosco, sicuramente ci saranno tanti atleti stranieri di valore, oltre a quelli italiani. Speriamo che come sempre sia una bella giornata e un periodo eccezionale per poter correre gli stati dei mesi precedenti, e gli atleti possono allenarsi molto bene, arrivano in una forma, una condizione quasi sempre al top. Niente, auguro una buona gara ai miei colleghi e io come Antonello ovviamente la vedremo nei nastri di partenza e nei nastri di arrivo, non saremo tra i partecipanti, questo credo ci dispiace un po', essendo io e Antonella due di quelli che hanno fatto nascere anche questa maratona sin dalla prima edizione. Ecco, grazie mille, che poi ovviamente sarà a disposizione per le domande. Intanto approfitto per porgere i saluti del presidente del CONI Lino Ponchio, che è avvocato a Roma in una riunione della FIDAL e delle Camere Oro Padova, in particolare del vicepresidente Andrea Trappellini, anche lui avvocato fuori Padova. E non c'entra direttamente, ma c'entra sì con l'argomento, un'iniziativa che vogliamo lanciare legata a Flotta Event e legata a carpooling, perché fa sicuramente parte di quella che possiamo definire una cultura sportiva, un'attenzione all'ambiente e al verde. Dalla prossima settimana, dall'inizio della prossima settimana, sarà possibile attraverso il sito della Maratona Sant'Antonio, www.maratonasantantonio.it, e iscriversi appunto a questa iniziativa legata al carpooling, per cui sia chi ha bisogno del mezzo, sia chi richiede, sia chi lo mette a disposizione, compilando un semplice form potrà appunto dar vita a questo servizio, che garantisce da un certo punto di vista risultati concreti nella riduzione del traffico e nella condivisione dei costi. È un'iniziativa nuova, perché appunto non era mai stata adottata in precedenza e sarà lanciata ad ore, per cui approfittiamo appunto di questa occasione, di questo incontro per dire appunto che sarà a breve disponibile. Trovate anche in questo caso una cartellina, un comunicato a riguardo. E prima di salutarci volevo salutare Bisticcio e Enrico Pinton, che è qui in rappresentanza dell'edificio Antoniano. Perché? Perché in un periodo di crisi, è banale dirlo, poi sono sempre le solite cose, ma insomma la crisi la tocchiamo tutti con gli occhi e con le mani, e non è facile trovare nuove risorse, nuovi amici, nuovi compagni di viaggio, e da questo punto di vista appunto il Bificio Antoniano è invece è una nuova risorsa che si è giunta alla Maratona Sant'Antonio e che apprezziamo, questo dirlo, ma se innanzitutto io porto i saluti di Sandro e Michele Vecchiato, che sono i fondatori e general manager del birrificio, che è nato di recentissima costituzione nel 2011 e che purtroppo in questo momento si trovano all'estero. Ecco, a noi affascinava molto quello che l'assessore ha chiamato l'aspetto tutto padovano e la vivere in modo diverso i valori di questo territorio, appunto, che ci rendono unici nel mondo. Il sano divertimento sportivo, la solidarietà, vivere slow, quindi anche rileggere il territorio al ritmo dei passi degli atleti, per noi era una cosa fondamentale. Non troppo slow. Troppo slow, però comunque appunto ci mettiamo a fianco anche a chi deciderà di non competere. Per noi era una cosa importante, notevole, e siamo onorati per questo primo anno, per noi questa prima edizione, di poter dare il nostro piccolo contributo a questa bella festa. Insomma, 42 km che speriamo siano veramente una grande festa per tutti, e poi naturalmente speriamo di dare ristoro con un po' di allenatoriana alla fine della... Prevedete una produzione ad hoc? Allora, noi stiamo lavorando per una produzione ad hoc, per una birra speciale per la Maratona di Sant'Antonio. Inutile dire che il nome birra antoniana e Maratona di Sant'Antonio non potevano che sposarsi, e quindi abbiamo deciso assolutamente di prendere parte a questa manifestazione. Grazie. Leggerina, un po' amara. Leggerina, un po' aprile, un'azione l'altra, insomma, un po' pesante, già casino. No, lavoreremo su una birra dissetante, rinfrescante, che non sia troppo scontosata, più tedesca che meglio. Ecco, sono pronto a lanciare una nuova birra. Sì. Ringraziamo se avete domande o qualsiasi curiosità. Grazie. Dice, è ricco.